Adesso i lavori possono finalmente iniziare. A quasi un mese e mezzo dal cedimento del viadotto Himera, il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza per il cedimento dei piloni lungo l'autostrada Palermo-Catania. Sono stati così destinati ai lavori lungo la A19 30 milioni di euro. Altri 27 milioni e 400 mila euro di fondi della Protezione Civile Nazionale sono invece previsti per i punti più critici della viabilità nelle Madonie, nel Corleonese e nelle altre strade secondarie. Adesso potranno partire anche lavori per realizzare la bretella e creare dunque un percorso alternativo a quello attuale e procedere alla demolizione e alla ricostruzione del viadotto. Ma c'è anche chi si chiede perché l'ipotesi di utilizzare a doppio senso di marcia anche l'altra corsia, quella che va in direzione Catania a Palermo, sia stata esclusa appena 3 giorni dopo il cedimento. Come è noto, il viadotto danneggiato è evidentemente e palesemente quello in direzione Palermo-Catania. L'altro si è spostato di soli 9 cm su un'altezza di 19 metri, quindi con uno spostamento percentuale dello 0,04%, quindi poco influente, in apparenza almeno ai fini strutturali. Quindi a noi sembra molto più prudente e saggio, prima demolire il viadotto certamente danneggiato, studiare le condizioni statiche del viadotto e gli spessori di frana in gioco per capire quali possono essere le evoluzioni, e poi decidere se abbattere o meno la carreggiata Catania-Palermo.